Ciao a tutti! Ciao a tutti! Oggi ci troviamo in provincia di Como, siamo nel Triangolo Lariano e siamo partiti già da un quarto d'ora circa dalla Colma di Sormano, abbiamo già fatto un chilometrino per arrivare alla cima del Monte San Primo. Questa prima parte del sentiero è tutto su una comoda mulattiera e dovremmo arrivare più avanti ad un alpeggio. E qua comunque è un sentiero molto semplice, molto comodo per adesso. Oggi è un po' nuvoloso, speriamo che dopo si apra un po'. Inizia già a fare anche parecchio caldo. Guardate quante belle more che ci sono qua. E che buone! Ecco, siamo arrivati alla colma del bosco a 1233 metri. Qua vediamo le indicazioni, l'Alpe Spessola 20 minuti, la bocchetta di Terra Biotta 40 minuti e il Monte San Primo 1 ora e 20. Da questa parte vediamo la nostra destinazione, là davanti la vetta del Monte San Primo, la cima più alta del Triangolo Lariano, e lassù ci sono gli alpeggi con i muli e le mucche. Bellissimo. Andiamo avanti per la nostra mulattiera, da questa parte continuiamo il nostro cammino. Come avete visto fino adesso è un sentiero molto semplice, è una comoda mulattiera. Noi è la terza volta che veniamo qua, però prima non facevamo video e allora abbiamo pensato di tornare per fare un bel video da farvi vedere. Guardate che belli questi fiorellini, sono veramente fantastici. Che colore che hanno, bellissimi. Ecco che siamo arrivati al cancelletto. Ricordatevi sempre di aprire e richiudere. Qui abbiamo questa meravigliosa pianta. Guardate che bella che è. Eccoci arrivati all'Alpe Sessola a 1237 metri. Proseguendo di qua ci ha segnalato per un'ora il Monte San Primo e la bocchetta di Terra Biotta a 20 minuti. Dall'altra parte si può andare alle sorgenti dell'Ambro e a Magreglio, il sentiero che va di qua. Adesso proseguiamo su verso la mandria di mucche, sale il nostro sentiero per andare fino al Monte San Primo in vetta. Siamo circa a metà percorso, abbiamo fatto quasi 4 km, ce ne aspettano altrettanti. A dopo! Qui abbiamo un altro cancello per non far uscire i pascoli, sempre aprire e poi richiudere. Siamo arrivati al Belvedere Spessola, anche se è nuvoloso è veramente un gran belvedere. Siamo arrivati agli asinelli, che carino, c'è anche il piccolino, tutto bianco, che belli. Proseguiamo a salire. Come vedete è sempre molto comodo, non c'è nessuna difficoltà, nessun pericolo, soltanto voglia di camminare. E il panorama, ragazzi, è veramente spettacolare. Ed ecco che siamo arrivati all'Alpe di Terra Biotta, 1536 metri. Qua c'è la stalla. E di là si vede il nostro sentiero. Ragazzi, dietro di me la meraviglia. Guardate che spettacolo. Il lago di Como. Sotto vediamo Bellagio. E ci sono i due rami del lago che si dividono. Uno spettacolo veramente bellissimo. Anche se c'è foschia è meraviglioso lo stesso. Qua abbiamo le indicazioni. San Primo Vetta 50 minuti, Rifugio Martina 1 ora e 35, la dorsale per la cresta. Di qua si scende al Parco San Primo, Guggiate e Bellagio. E noi continuiamo da questa parte per la vetta del Monte San Primo.
Ecco, là in fondo vediamo l'Alpe Spessola, dove siamo usciti dal bosco, abbiamo seguito la mulattiera, qua si vede bene tutto il tracciato, siamo passati, qua l'alpeggio e siamo venuti su da questa parte e adesso continuiamo a salire di qua. Guardate che meraviglia sotto. Allora, là abbiamo il lago di Como, in fondo c'è Lecco, i corni di Canzo e da questa parte sotto si vedono il lago di Annone e il lago di Pusiano. Adesso giro l'angolo e vi faccio vedere dall'altra parte. Ah, che spettacolo! Guardate qua che meraviglia! Fantastico! Un'altra bellissima pianta sul nostro sentiero. Che bella, mamma mia! Veramente spettacolare! Come vedete, comunque, è sempre una mulattiera, sempre molto comoda, una salita lieve, sempre molto leggera, non ci sono grossi strappi, anzi si sale proprio con molta semplicità. Un piccolo ragnetto, mizga, che grosso che è, non ho mai visto un ragno così. Ed ecco davanti a noi la cima del Monte San Primo. Ancora un pezzettino e siamo arrivati. Salve. Salve. Ed ecco che siamo arrivati all'ultimo tratto di sentiero. Quello che tira un pochettino di più. Ormai la nostra meta è lì dietro. Ragazzi, eccoci. Siamo arrivati in cima al Monte San Primo. Eccoci arrivati, la croce del Monte San Primo. Monte San Primo, 1682 metri. Guardate che meraviglia. I due rami del lago di Como che si incontrano, là sotto c'è Bellagio. Uno spettacolo. Qui si vede bene il sentiero che abbiamo percorso noi, quello più basso. Invece sopra c'è il sentiero della cresta e scende sempre verso da dove siamo arrivati noi. Qui davanti a noi vediamo il sentiero della cresta
Noi adesso andiamo giù da quella parte, facciamo il giro dietro e arriveremo sotto quell'antenna che si vede là in fondo, per poi scendere e andare giù dall'altra parte. Là svettano i corni di canzo, là si vede il lago di Annone, credo, qua ancora il lago di Como, sentite sottofondo i grilli, uno spettacolo, anche col tempo così, anzi forse col tempo così meglio perché è meno caldo, c'è una bella arietta, si sta proprio bene, una giornata fantastica. E un pezzettino in cresta dobbiamo farlo per forza, se no non c'è gusto. Guardate che bello. Una vallata qua sotto stupenda, magnifica, spettacolare. Mentre scendiamo con questo magnifico panorama, ringrazio tutti voi che ci seguite, tutti i nuovi iscritti al canale, tutti i nostri amici che partecipano alle premiere. È stata una giornata molto molto bella, perché non è molto caldo, si sta bene, è ventilato, e questo è un bellissimo percorso adatto a tutti. L'unica cosa è che è un po' lungo, sono 8 km andare e 8 km a tornare, però non presenta nessuna difficoltà ed è molto bello, ha un panorama fantastico, quando non ci sono le nuvole è veramente incredibile quello che si vede. E niente, vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, attivare la campanella, mettere un like se i nostri video vi piacciono, e proseguiamo la nostra camminata, andiamo avanti a scendere. Siamo arrivati dalle mucche, eccole qua, ciao mucca! Ecco che siamo tornati all'Alpe Spessola o Spessola, adesso rientriamo nel bosco e finiamo la nostra gita. Ecco che siamo rientrati nel bosco per fare l'ultimo pezzo di questa magnifica escursione. Da qua si vede benissimo tutta la montagna che abbiamo risalito, l'ultimo cucuzzolo sulla sinistra è la cima del Monte San Primo. Abbiamo fatto, si vede la traccia che taglia lungo tutta la montagna, abbiamo girato intorno e siamo scesi di qua, e adesso proseguiamo nel bosco fino ad arrivare alla colma di Sormano, dove abbiamo lasciato l'auto. Dietro di me l'osservatorio astronomico della colma di Sormano. Siamo arrivati al parcheggio, abbiamo percorso 16 km in totale circa e fatto 600 metri di dislivello. È una gita bellissima che consiglio a tutti, l'unica cosa è la lunghezza, bisogna tener conto che sono 8 km ad andare e 8 a tornare, per cui bisogna avere sicuramente un po' di allenamento per farlo, però è tutto molto semplice, senza grandi pendenze ed è molto molto bello. Ciao a tutti, al prossimo video!
E qua davanti a noi vediamo benissimo la cima dove siamo stati. Prima eravamo lassù, 8 km fa. Bellissimo. Una gita stupenda.